Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di una combo Olight, la Alti 2000 e la RN120. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Faccio un'altra collaborazione insieme ad Olight perché lo scorso video è andato parecchio bene e mi hanno detto che, quindi parlando con i ragazzi di Olight, mi sono mandato questo nuovo kit, decisamente più premium perché parliamo della Alti 2000 e della RN120. Diciamo più premium perché è più completo, abbiamo la luce anche posteriore e la Alti 2000 è la top di gamma del marchio Olight. Luce che è molto molto carina e molto compatta. C'è anche la pellicolina, momento unboxing, bellissimo. Dovrebbe esserci anche la ricarica micro USB, non USB-C, qua dietro. Guardando le caratteristiche tecniche di questa piccola luce, abbiamo un sensore di frenata, quindi c'è un accelerometro che quando sente che la bici sta rallentando repentinamente accenderà o aumenterà di molto la luminosità. Infatti in autobreak arriviamo a 120 lumen, in high 80, medium 45 e in low 20. Abbiamo una resistenza all'acqua IPX6, una resistenza alle cadute fino a 1 metro d'altezza e un peso di soli 26 grammi. All'interno della confezione, guardiamo cosa c'è. Secondo me questa è molto molto completa. Due fascette plastiche per attaccare il supporto alla sottosella, al carro della sella. Questo secondo me è super super figo perché soprattutto per le mountain bike, quelle col telescopico, riusciamo ad attaccare la luce nel punto, diciamo, più alto ed essere più visibili rispetto ad attaccare magari la luce sotto sul tubo del telaio o sotto il reggisella, magari coperta leggermente dalla ruota posteriore che va un po' a diminuire la nostra visibilità. Anche questo direi che è un particolare da non sottovalutare perché tante luci devono essere proprio tolte fisicamente completamente dalla bici per essere ricaricate. Questa. Allo stesso modo abbiamo anche un supporto sempre in materiale plastico con la fascetta e il punto di contatto in gomma che si va a chiudere così, anche questo super super easy direi, è perfettamente saldo con le varie grandezze di regolazione. Abbiamo poi un cavettino di ricarica, questi ne ho una valanga e a livello di luminosità direi che è abbastanza forte. Passiamo poi alla Alti 2000, top di gamma del marchio Olight, decisamente molto più costosa, parliamo di un prezzo di 179 euro, quindi luce decisamente alta come prezzo, luce anteriore ovviamente, 2000 lumen di potenza massima e un fascio di luce che arriva fino a 165 metri, quindi parliamo comunque di distanze considerevoli. Packaging come per la RN800, secondo me è molto molto bello, curato, questa parte magnetica che si apre, andiamo ad aprirla e la troviamo qui nella schiuma espansa. Decisamente una luce pesante, ma molto molto bella. Corpo in alluminio e i particolari in plastica. Qui sotto abbiamo la presa di ricarica, sempre micro USB. Avrei preferito trovare una Type-C, purtroppo questa non ce l'ha. All'anteriore, come potete vedere, abbiamo due LED e una striscia di LED qua sopra. E la parte laterale ha questo bordo di plastica che consente di vedere anche lateralmente la nostra luce, quindi essere visti più ampiamente anche i lati. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato che con questa luce abbiamo 120 gradi di apertura per quanto riguarda il fascio luminoso, molto molto importante, mi ero dimenticato di dirvelo, scusate. Dietro, come potete vedere, qua c'è questa apertura che è un po' alla Casio anni 80. Si può aprire il compartimento batteria perché all'interno ci sono due celle da 3500 mAh, quindi pacco batterie che è possibile cambiare. Gran trovata perché, come sapete, noi acquistiamo una luce, poi magari dopo alcuni anni di utilizzo la batteria va ad esaurirsi ed è veramente uno spreco buttare via una luce così bella, soprattutto perché è costosa. Forse completamente scarica, dovrei caricarla. Sì, non funge. Sì, devo ricaricarla. Andiamo avanti, guardiamo un po' le caratteristiche tecniche. Abbiamo anche qui, come vi ho detto, 2000 lumen, al massimo 14 ore e mezza di durata della batteria. Abbiamo sempre resistenza IPX5, sempre la resistenza alla caduta da 1 metro e 177 grammi come peso. Come vedete, ci sono varie modalità di utilizzo, le andremo poi a vedere nella parte pratica, proprio di test sul campo di questa luce. All'interno della confezione, come per la RN800, abbiamo il classico supporto con attacco Garmin, che potete trovare anche qui sotto, con la fascetta da manubrio in materiale plastico con il rivestimento interno in gomma. Un supporto da attacco Garmin
attacco GoPro, quindi è possibile anche avere un attacco GoPro, ad esempio quello da manubrio sulla bici oppure in testa, anche se non consiglierei molto l'utilizzo sulla testa di questa luce perché è abbastanza pesantina. E poi abbiamo come al solito i tre diversi laccetti in materiale plastico per il manubrio in tre differenti lunghezze, il cavettino USB, micro USB e la esagonale del 3 per ovviamente tirare quella che è la fascetta. Quindi andiamo a ricaricare le luci, montiamole sulla bici e poi andiamo a provarle. Bene, dopo l'unboxing montiamo la Alti 2000 qua sul manubrio con l'attacco Garmin, che è una figata pazzesca. L'ho ricaricata, dopo vi faccio vedere come funziona al 100%. Mentre invece la RN120 l'attacco al suo telaietto per la sella qua dietro, si aggancia d'incastro, quindi non servirebbe neanche la fascetta. Adesso le mettiamo per sicurezza, perché così almeno possiamo mettere la luce qui in un secondo, tac, e ce l'abbiamo già fissata. Guardate, adesso accendiamo le nostre Hoolite Alti 2000. Adesso aspettiamo che cali ancora un po' il sole, perché dalla GoPro immagino che vedrete un po' più chiaro rispetto a quello che vediamo noi, perché ovviamente cerca di tirare sulla luminosità. Quando diventerà buio poi vi faccio vedere qualche prova con le varie luminosità. C'è questo fondo veramente bastardo oggi, che ha le foglie sopra belle secche e sotto invece è ancora tanto umido. Guardate, il bambino contento che gli ha fatto la fotina per i social. Ah, tra l'altro non è neanche in impostazione massima, era nella minima della luce. E già illuminava di bestia, che ancora non c'è scuro. Guardatelo, guardatelo. Peggio dell'influencer. Peggio dell'influencer. Adesso, ragazzi, sono alla potenza massima come illuminazione. Mi stacco anche un po' da Erwin, così potete vedere quanto illumina. Poi, ovviamente, basarsi sull'immagine della GoPro non è proprio il massimo, nel senso che comunque qualcosa inganna. Ma diciamo che si può scendere tranquillamente. Il top sarebbe avere un'altra luce sul casco, perché ovviamente la possiamo puntare dove guardiamo con lo sguardo, che è la cosa più importante. E in più siamo un po' più alti come altezza proprio di visuale, quindi veniamo un po' aiutati perché illuminiamo un po' più dietro alle asperità. Ecco, adesso che sono da solo davanti potete vedere quanto illumina, visto che tanti mi hanno chiesto di star da solo per far vedere quanto illumina. Siamo al massimo. Grossa quella lì, eh. Ho sentito un colpettino lì. Dopo ho detto, ma cazzo, ma Vedete, ragazzi? sento qualcosa dentro i guanti. Vedete? Lui mette i guanti, guardate che fine fa lo stesso. Io invece a posto. E guardate come si lamenta. Come i bambini si lamenta. Buona, abbiamo fatto su questa discesa per farvi vedere un po' quanto illumina questa Hoolite Alti 2000. E adesso è accesa a manetta, vi faccio vedere tutte le impostazioni. Così è a manetta, proprio massima luce 2000 lumen, praticamente illuminato a giorno il nostro Erwin. Così al minimo, con l'impostazione accesa tutta. Un po' di più, ancora un po' di più. Cambiamo impostazione, così è lampeggio, se vi serve di fare segnali di luce a qualcuno. Così è al completo minimo, solo la banda di luce anteriore. Così è con un LED e la banda di luce accesa. Anche qui abbiamo 4 livelli, sì, che non sono assolutamente male. Tipo per, ad esempio, tornare a casa adesso potrei lasciarla così per fare la ciclabile, è perfetta. Così invece è accesa tutta. E come vi ho fatto vedere prima, tutti i livelli. Insomma, ci sono un bel po' di impostazioni e secondo me illumina parecchio. Allo stesso modo, adesso vi faccio vedere quella posteriore che non ve l'ho ancora fatta vedere perché ovviamente non eravamo per strada. Allora, così lampeggia. E già potete vedere quanto illumina. Da davanti è qualcosa di imbarazzante. Non so dalla GoPro quanto si vede. Cambiamo impostazione. Così intermedio. Alziamo ancora un po'. Così al minimo. Tac, saliamo, saliamo. Tre impostazioni. Basso, medio e a manetta. A manetta, ragazzi, vi posso assicurare che non si riesce a guardare con gli occhi da vicino. Cambiamo impostazione. Dovrebbe essere tipo lucina del presepio. Guardate, sembra il fuoco del presepio. Questa dovrebbe lampeggiare veramente forte con le varie intensità, anche questa, sì, intensità, velocità. E poi ci dovrebbe essere, sì, questa qua, ragazzi, è l'impostazione che quando sente la bici frenare aumenta la luminosità. Come vedete, adesso si è fermato. Se io fermo la bici di colpo, vedete come accelera, cioè come si accende e aumenta la luminosità. Figata pazzesca. Ovviamente adesso sono fermo e quindi il sensore fa un po' fatica a riconoscere. Adesso siamo fermi, quindi l'accelerometro non percepisce il movimento, quindi non sente degli sbalzi di accelerazione, però se noi rallentiamo, vedete. Accendere quelle nere.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo mini test della Alti 2000 ed RN120. Direi che le luci vanno veramente molto molto bene. Ovviamente questa è la versione top di gamma, costa parecchio direi, però devo dire che illumina praticamente a giorno. Se siete davvero pretenziosi e quando uscite in notturna volete avere la massima visibilità, ve la consiglio, perché come avete potuto vedere avete mille range di utilizzo con varie differenti luminosità, quindi potete settarla come più vi piace. In abbinamento poi la RN120 da lasciare sempre attaccato alla bici, secondo me è una bomba, soprattutto perché l'attacco Garmin vi consente di intercambiare la luce al ciclo computer, quindi di giorno quando uscite tranquillamente usate il ciclo computer, switchate, mettete sulla la luce al volo e andate. Stesso discorso per la luce posteriore, la potete staccare, lasciate il telaietto attaccato al carro della sella, quando dovete uscire la sera o non siete sicuri di rientrare con la luce, la lasciate attaccata alla bici e in un secondo avete il massimo della sicurezza per quanto riguarda la visibilità. Come vi ho detto, il prezzo di questa è un po' più alto, è il top di gamma della Olight. Vi ricordo che trovate il test anche della RN800 che ho fatto qualche settimana fa sul canale. Quella costa molto molto meno e secondo me la combo RN800 sul casco più Alti 2000 sul manubrio potrebbe essere la soluzione definitiva per essere praticamente coperti in ogni situazione e avere una visibilità praticamente a giorno su qualsiasi tipo di sentiero. Vi ricordo che il 25, il giorno che state guardando questo video, si è attivata una promozione riguardo a queste luci, quindi se volete acquistarle trovate il link qui sotto in descrizione. Spero di avervi fatto sapere tutto, se avete dubbi, domande vi ricordo di commentare qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Se siete anche dei possessori di Olight fatemi sapere, datemi dei feedback anche voi riguardo a questi prodotti, secondo me sono ottimi. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie ancora, vi ricordo anche il canale di Ervin, andate a iscrivervi anche al suo canale. Se non l'avete ancora fatto e siete qui per la prima volta sul mio canale, cliccate il bottone qui sotto, cresciamo insieme, più contenuti, più video, insomma la solita cosa che vi chiedo sempre, e noi ci vediamo alla prossima.